Come abbiamo visto nel precedente video, nella storia della televisione è capitato più volte che l'ordinato susseguirsi di elementi fissi che caratterizza la costruzione di un programma venga interrotto da agenti esterni e imprevedibili, che l'insieme di atti, procedure, gesti e parole che compongono una sorta di liturgia televisiva venga scombussolato dall'intervento a sorpresa dei disturbatori televisivi, da imprevisti, o da vere e proprie interferenze causate da inconvenienti tecnici o da intrusioni pirata nel segnale. A differenza di quella di Max Headroom, probabilmente l'interferenza video più famosa e perturbante della storia della televisione, quella di cui parleremo oggi, pur essendo un'intrusione nel segnale a tratti inquietante, non presenta alcun tipo di immagine. Trattandosi infatti di un'interferenza audio che nel 1977 procurò un certo allarme tra la popolazione del Regno Unito ed ebbe grande risalto sui giornali inglesi e non solo. Questa è la storia dell'interferenza di Vrillon. È il 26 novembre 1977 e sull'emittente televisiva Southern Television, ricevibile nel sud del Regno Unito dal 30 agosto 1958 al 31 dicembre 1981, va in onda il notiziario condotto da Andrew Gardner. Improvvisamente, alle 17:10, la voce del giornalista viene interrotta da un segnale pirata di provenienza sconosciuta, che si inserisce nella trasmissione ufficiale. Un'interferenza che, come già detto, non altera il segnale video coinvolgendo esclusivamente il sonoro. Un messaggio di 600 parole in lingua inglese, proclamato da un certo Vrillon, sedicente rappresentante del comando galattico di Ashtar. For many years, you have seen us as knights and as heroes. We speak to you now to send us things we have done to your brothers and sisters all over this, your valid earth. We come to know the destiny of your race and your world so that you may communicate to your fellow beings the course you must take to avoid the disaster which threatens your world and the beings on other worlds around you. This is the only that we may share in great awakening as the planet passes into a new age of Aquarius. The new age will be a time of great peace and liberation in our race, but only if your rulers are willing to gather the forces that can overshadow their countries. Be still, Nero. And wish for your chance may not come again. All your weapons of evil must be removed. The time for conflict is now past, and the race of which you are a part may proceed to the higher stages of its evolution if you show yourselves worthy to do this. You have but a short time to learn to live together in peace and goodwill. Small groups all over the planet are learning this, and exist to pass on the light of the dawning new age to you all. You are free to accept the teachings as you learn. Many go as wide as this. Then they run off. Respect for the evolution. Be aware also that there are many false prophets and guides at present operating on your world. They will suck your energy from you, the energy you call money, and will put it to evil ends, giving you worthless costs in return.
Dr. Ebon himself protect you from this. You must utter yourself to the voice of him. That can tell you what is true. Learn to listen to the voice of him. It's such a thing. We have taught a life to attention. We are the leading things of your existence. May you be blessed by the supreme love of Il messaggio della durata di circa 6 minuti. Andò in onda senza che nessuno fosse in grado di interromperlo fino alla sua conclusione. Poco prima della fine del cartone animato Looney Tunes, previsto dal palinsesto dell'emittente televisiva subito dopo il notiziario. Il segnale prese possesso di 5 ripetitori, monitorati come consuetudine dall'Independent Broadcasting Authority, spingendo la trasmissione a distanze importanti, fino a raggiungere città come Andover, Londra, Oxford, Reading, Southampton e Winchester, e turbando una parte della popolazione che prese molto sul serio il messaggio della sedicente creatura aliena. La Southern Television si affrettò quindi a definire pubblicamente il messaggio proclamato da Vrillon come una semplice bufala, e l'origine aliena dell'interferenza come molto improbabile, nonostante le difficoltà nel risalire al responsabile dello scherzo. L'Authority spiegò inoltre che l'antenna televisiva di Hennington era uno dei pochi trasmettitori che, invece di ricevere direttamente il segnale via cavo, fungeva da ripetitore per il segnale ricevuto da un altro trasmettitore, in questo caso il trasmettitore Rowridge della Southern Television dell'isola di Wight. Ciò lo rendeva particolarmente vulnerabile a qualsiasi tipo di intrusione, anche di potenza relativamente bassa, generata da una fonte molto vicina al ripetitore, consentendo a una trasmissione non autorizzata di essere amplificata e ritrasmessa in una zona più ampia. Un'impresa non da poco, certo, ma un'impresa molto terrestre, così come il messaggio oggetto dell'interferenza audio, ricco di richiami alla New Age tipici delle cosiddette religioni ufologiche, che portarono le autorità a sospettare del movimento raeliano, fondato ufficialmente il 19 settembre 1974, secondo cui alcuni extraterrestri scientificamente avanzati chiamati Elohim avrebbero creato la vita sulla Terra attraverso l'ingegneria genetica. Dopo 26 anni di indagini, nel 2003, i militari del Regno Unito confermarono che si trattò di uno scherzo e che il responsabile fosse un tale di nome Robert Delora, del quale non si conoscono ulteriori informazioni. Ma torniamo negli Stati Uniti, per parlare di un creepypasta diffuso su internet a partire dal 2007 e ambientato nella contea di Niobrara, nello stato del Wyoming. Trattandosi appunto di un creepypasta, l'interferenza di cui vi parlerò è quindi una storia totalmente inventata, che trae spunto proprio dalle interferenze perturbanti e avvolte dal mistero che vi ho raccontato in questo video e nel precedente. Secondo questa storia, nel 2006, un immaginario telegiornale trasmesso da una rete locale sarebbe stato violato da un hacker che inserì un filmato della durata di 6 minuti e 7 secondi che alternava frasi come "Why do you hate? You are ill. You can lose everything." a immagini di volti umani senza corpo, con espressioni sadiche particolarmente disturbanti, accompagnate da suoni non udibili, poiché della frequenza degli infrasuoni compresa fra i 17 e i 19 Hz, che secondo il creepypasta, se ascoltati a lungo, riescono a provocare vomito, mal di testa e nei casi peggiori allucinazioni. Vi voglio quindi salutare dandovi appuntamento al prossimo video, mostrandovi proprio l'interferenza in questione. Buonanotte, se così si può dire.